cosa ci ha colpito? What did you hate of the talent you saw on the palcoscenic, negative and positive? Ok, di tutti i talent oltre all'All Talent? No, no, solo l'All Talent. Cosa ti ha colpito? Allora, negativo e in positivo. Allora, di tutti i talent che hai visto sul palco di l'All Talent. Ti ringrazio per questa domanda, perché vedi, a volte uno magari dice ma mi ha colpito più questo, più quello, però magari Katia voleva dire qualcosa. A me ha colpito il coraggio, devo dire, il coraggio di esibirsi anche per la prima volta in un teatro davanti ad una platea, perché non è scontato, e il coraggio di essere giudicati comunque da persone, chiamiamoci così, con un po' di esperienza, quindi insomma come Angelo Pinto, vincitrice morale del primo LOL. Un pelo non ha vinto. E anche in negativo il coraggio, perché comunque alcuni hanno performato, altri meno, quindi in realtà così questo. E l'incoscienza, quindi anche un po' l'incoscienza. Sì. Però come puoi essere attore, come puoi essere comico senza un po' di incoscienza? Sana. Questo io chiedo a te. No, non puoi. Ma non mi rispondere. Ok. Come fai a saperlo, tra l'altro? Io mi sento del disagio in questo momento, vorrei andare a casa da mia mamma. Un consiglio irrinunciabile che vorresti dare a chi vuol far ridere gli altri, parenti, nonne, amici? Come fare per farlo? Ma io mi butterei, cioè, e tu basta. Cosa avresti fatto? Io mi sarei buttata improvvisando, quel ma che viene viene. Sì, anche in terra. Cioè, citando anche dei comici d'altri tempi, io quello avrei fatto, mi sarei buttata. Senza troppe paranoie. Bravo. Una cosa che non si deve mai dire e fare in uno show. Beh, sicuramente la bestemmia è una delle cose da evitare. Che bisogna fare? No, no, non bisogna fare. No, dico una delle cose da evitare. No, perché volevo capire. Cose che poi tutto il resto. Proprio solo no bestemmie. Ma magari anche non rubare o prendere troppo spunto dagli altri e provare a mettere un po' di autonomia. Aia, qui c'è qualcosa. No, sai perché abbiamo magari... Ce l'hai con qualcuno? No, in generale. Spesso magari... Qualcuno ti ha rubato un pezzo? No, grazie a Dio, no. Andrea? No. No. Io no, vorrei dire... Vorrei dire una cosa in camera, vorrei dirla a tutti quelli che tentano, diciamo, questa carriera molto difficile. Siate voi stessi, dovete essere sempre voi stessi. Attenzione a non trasformarvi in qualcun altro. Bravo. Perché altrimenti vince quell'altro. Certo. E anche per questo, no? Uno fa tutto lo sforzo. Fa tutto lo sforzo di andare sul palco, di prendere parte all'All Talent Show, che poi ci sono stati dei moduli che bisognava compilare, la fatica, sì, certo. Poi la mail che non funziona, poi questi che non ti rispondono, sì. La fatica. Finalmente ce la fai, poi vai sul palco e non sei te stesso. No. E fai un altro. No. Vince un altro. No. Errore. Errore. Non fatelo mai. E poi si rifà un po'. Siate voi stessi. Quello che avevo detto prima, no? Cioè, no, ho detto, cioè, siate voi stessi, siate autentici, non io però te l'ho detto, scusa, sì. Anche se ho un grande rispetto perché avresti meritato di vincere tu il primo lotto, però io mi sento di averlo detto. Sì, effettivamente la tua narrativa è un po' l'ho più fornita della mia, però non il concetto è quella capacità quello. Di dire, vabbè, esposizione, dice, sì. Talento, prego. No. Perché ci sono poche donne? Secondo me te? Ci sono poche donne perché ancora... Oddio, all'All Talent Show ce ne sono state, la Quota Rosa era abbastanza presente, devo dire. Probabilmente ce ne sono poche perché le donne non hanno tutta questa voglia di essere comiche, oppure scelgono un'altra strada, non lo so. Io, cioè la mia vita non poteva essere che questa, quindi lo sapevo fin da subito. Forse non c'è abbastanza coraggio, forse alcune si sentono ancora un po' giudicate da dal sesso maschile, cioè non c'è una risposta secondo me a questa domanda. Non lo so. Io ho sempre saputo quello che volevo, probabilmente bisogna interrogarsi un po'. Cioè dentro. Cosa? Dicelo. Io volevo fare questo. Io volevo fare avevo le esigenze di volevo la lavagnetta. Ci sei riuscita. Volevo fare la casa. Mai visto? No. Sì, chi devi ringraziare? La casetta. Brava. Ho fatto la casetta ed era quello che volevo, l'ho sempre sognato. Io non ho mai avuto una lavagnetta così da piccola, ma ora ce l'ho perché sono stata caparbia. Brava. E l'ho ottenuta. Brava. Quindi caparbia volere è la parola giusta. Sì. Brava.